di andare al cassonetto, sicuramente, però spero di poter finire, perché hai parlato per 10 minuti tu, penso di poter parlare altri 10 minuti. Avrò degli argomenti più lunghi, mi devi scusare. Certo, allora, il porta a porta non è una cosa difficile, è quello che si fa anche adesso, che adesso la fate nella porta dell'aereo e dividete le cose. Se fosse stata applicata, avevate dei sacchetti che venivano forniti dall'amministrazione o da ERA e li mettevate fuori dalla porta il giorno prestabilito. Allora, funziona in tutta Europa. Io mi sono trovato al mare, in una località di mare dove ci sono dei turisti che ci vanno 15 giorni all'anno e da un anno all'altro hanno applicato la differenziata, fatta porta a porta, e tutti la facevano. Non c'era assolutamente problema. Io mi sono trovato tre bidoncini, quattro bidoncini, mettevo la roba lì, alla mattina indicata da un calendario che era posto sulla porta, li mettevo fuori e facevo la stessa cosa. Sono scelte. Io vi dico solo che questa non è una scelta di riduzione, riciclo e recupero. Questa è una sperimentazione per fare dei calcoli che serviranno solo ed esclusivamente ad ERA. E ricordatevi che ERA non ci regala niente, perché tutto quello che ERA fa ce la fa pagare. La spazzatura delle strade, la raccolta differenziata, la raccolta del verde ce la fa pagare. E se chiediamo un cassonetto in più per i mesi dove ci sono molte foglie, i mesi di ottobre, novembre, che non sappiamo dove mettere le foglie, il signor assessore ci ha detto che ERA non lo può fare perché sennò ci farebbe pagare un cassonetto in più. Io penso che un servizio sia. Si debba fare in un modo diverso, non dove un'azienda privata non si accolla il rischio aziendale e ce lo fa sempre pagare. Scusate. Bene, altri? Io ti posso dire che sono stato 2 anni in villeggiatura dove fa la raccolta differenziata, a porta, l'è tutto un dio. Un altro sistema si potrebbe fare come facevamo una volta, a pur tanto di panera, abbiamo risolto il problema. Ancora qualcuno che vuole intervenire? Ah. Dunque, io volevo dire una cosa, credo che prima di criticare oppure di elogiare questa cosa, bisogna provarla. Io volevo dire un'altra cosa, credo che il porta a porta penso che costerebbe di più, perché ci saranno le persone che vengono a raccogliere e queste persone vogliono pagare. Perciò votare un cassonetto, secondo me, è un conto. Votare, passare, prendere i sacchetti porta a porta, credo che ci voglia più personale. Questa è una mia idea, poi magari mi posso sbagliare. Credo che sta in noi, in tutti noi, anche se non ci fosse il cassonetto è, diciamo, non fatto così, anche come era adesso, di trovare l'intelligenza di fare quello che è giusto fare. Credo che siamo. Dovremmo essere più educati noi, cosa che purtroppo a volte non vedo, però insomma dobbiamo cercare sempre di affrontare le cose, di spiegare alle persone che la differenziata voglia fatta. Io adesso volevo chiedere una cosa, Stefani. Io abito in un condominio e noi abbiamo molta spalciatura perché abbiamo le rose, abbiamo, e la facciamo praticamente quasi sempre io e mio marito, questa cosa qua. Volevo dire, devo usare sempre il nostro cartellino? Va bene così, insomma. O devo fare il passaggio da una famiglia anche a quell'altra, perché è spacciatura anche di quegli altri. A posto. E cerchiamo di fare le cose fatte bene, vedrete che riuscirete. Allora, io volevo chiedere una cosa, se ho capito bene. Allora, la tesserina individuerà anche quell'utente che i consumi che fa, cioè il pattume che produce. Allora, per chi ha le compostiere, come io, ho ben due compostiere, praticamente dell'umido
Io ne butto pochissimo nel cassonetto del biologico perché utilizzo le mie compostiere. Come dovrò comportarmi, insomma? Ci fermiamo 2 minuti. Daniele, dai alcune risposte così guardiamo. Allora, provo a rispondere a tutti in maniera sintetica. Goldberg poneva il problema della sicurezza, cioè come fare con le persone... Si sente? Come fare con le persone che verranno al vostro domicilio? Allora, prima di tutto riceverete la settimana prima, quindi non tanto tempo prima, una lettera come questa, che vi avverto che la settimana successiva riceverete una visita di una persona che vi consegnerà il kit. Voi sapete che il kit, cioè le persone si presentano con un tesserino di riconoscimento, le persone si presentano con un tesserino di riconoscimento e hanno appunto la borsina, la borsa che vi devono consegnare, quindi dovreste riconoscere, non girano, cioè sono ragazzi giovani, e quindi verranno a casa vostra dicendo sono mandato da ERA per consegnarvi le tessere e il borsone per la differenziata. Non, mi auguro che nessuno approfitti di questa cosa qua per farvi visita per altri motivi, diciamo così. Per cui lo riconoscerete perché sono dotati di tesserino e verranno circa una settimana dopo che voi nel vostro quartiere avrete ricevuto questa lettera. Quindi ci sono già due cose che dovreste aver ben presente. Quindi hanno il tesserino, hanno la borsa. Vi faccio vedere la loro tessera e sì, sicuramente sì, loro hanno la tessera, poi loro vi devono consegnare la tessera che avete visto dei servizi ambientali, quindi devono avere quella lì. Hanno quella lì col vostro nome, sono per forza loro che vi ha mandato ERA per consegnarvi le tessere. Quindi spero che non ci siano problemi di sicurezza in questo senso. Lui diceva la questione dei rifiuti con l'organico, cioè apro l'organico e vedo dei rifiuti che non c'entrano niente. Allora, gli impianti che trattano questo tipo di materiale hanno, perché si sa che la raccolta differenziata stradale dell'organico non è mai pulita al 100%, spesso ha parecchie robe che non c'entrano niente, per cui ha già il sistema industriale che tratta questo tipo di rifiuto, ha al suo interno la capacità di togliere la plastica, di togliere il ferro, di togliere tutte le cose che possono essere non organiche. Quindi questo viene fatto a livello industriale, quindi è meglio non mettercene, però quello che viene messo negli impianti viene selezionato e poi portato all'inceneritore, la parte non organica. Quindi su questo state tranquilli, se vedete un po' di rifiuto nell'organico, ahimè ha sbagliato chi ce l'ha messo, ma non è che vada tutto buttato via quello lì, viene separato da impianti appositi perché si sa che e purtroppo c'è dello sporco che non c'entra, che non è organico, dentro il rifiuto organico. Poi cosa possono fare i cittadini per sensibilizzare chi non fa differenziati? Io penso che bisogna, con le persone bisogna parlargli, bisogna convincerli che è anche nel loro interesse fare la raccolta differenziata e comportarsi bene, perché molti considerano che fuori dalla propria casa è di tutti e di nessuno, invece bisogna sentire proprio anche i cassonetti, perché sono delle strutture che ci consentono di evitare di fare la fine di altre città e in giro per l'Italia che sono sommerse dai rifiuti e pagare sempre meno, per cui se siamo virtuosi e bravi paghiamo meno, se tutti insieme invece chiudiamo un occhio, non diciamo alla persona che sbaglia, che sta sbagliando, non denunciamo comportamenti che siano veramente gravi alla polizia municipale, sbagliamo un po' tutti, però le conseguenze le paghiamo tutti, per cui senza arrivare a litigare con le persone, perché ovviamente con certe persone non ci si parla, perché hanno altri problemi per cui vanno trattati in un'altra maniera, ma con le persone con cui si può parlare, l'invito è parlategli. E l'invito è, se qualcuno si comporta veramente male, lo notate e non vuole ascoltarvi, parlatene con la polizia municipale, perché quelli possono intervenire invece, sanzionare seriamente queste persone che non si comportano bene, per cui non chiudete gli occhi, insomma, di fronte a queste cose qua, perché comunque è nell'interesse di tutti. Che ci sia una buona raccolta dei rifiuti. Allora, la questione del personalizzare la raccolta dei rifiuti. Io dicevo, Fabio diceva, nella mia cassonetti porto i rifiuti quelli che avete in altre vie. È difficile imporre a una persona di portare rifiuti dove sarebbe più comodo, dove chi ha pensato al servizio ha messo i cassonetti lì dove si poteva, perché non si possono mettere ovunque, ovviamente i cassonetti si possono mettere dove possono essere scaricati facilmente, dove non creano pericolo in tralcio a chi deve uscire dalle proprietà private, perché non è semplice posizionare i cassonetti, c'è tutta una ricerca prima di posizionare i cassonetti dove sono, importante, per cui si possono mettere su alcuni punti. Fabio ne ha quasi davanti a casa sua, ce ne sono degli altri però sono più comodi probabilmente a metterli lì. Questo sistema è intelligente perché consentirebbe, non vi dico che se verrà fatto, ma consentirebbe di limitare l'accesso a quei cassonetti solo ad alcune famiglie.
ovvero se in questo primo anno si dimostra che il 99% di voi porta rifiuto sempre nella stessa batteria di cassonetti, potremmo decidere, non è che lo decidiamo, non è che ho detto, di dire lì ci conferiscono solo quelli che stanno in quelle tre vie lì, gli altri no, per cui la vostra tessera potrà aprire solo quel cassonetto lì e basta, e chi verrà lì con la propria tessera, pur essendo di Spilamberto, non gli consentirà di aprirla, la considererà come un non spilambertese. Questa è una delle possibilità che questo sistema ci offre. Ovviamente adesso non l'abbiamo ancora attivato, non è nell'ipotesi di attivarlo, ma è intelligente per consentire di conoscere, per cui anche chi ha la tessera di Spilamberto potrebbe non fargli aprire tutti i cassonetti, ma solo quelli che ha vicino a casa. A quel punto sarebbe la questione che dice Fabio, cioè io mi metto rifiuto lì, il servizio è tarato per il numero di persone che sono lì intorno, per cui so che ci andiamo solo noi. Questa è una delle ipotesi che si possono fare per dire, per responsabilizzare ancora più le persone, e dire voi andate solo lì, qui che sono lì sono vostri, per cui teneteci dietro, guardate cosa ci buttano, e quello può essere una delle ipotesi che ci aiuta ancora di più a aumentare la raccolta differenziata o responsabilizzare di più il cittadino. Questa è una possibilità, però, che adesso non ci sarà, quindi tutti apriranno tutti come prima, è solo che apriranno solo gli